La videoconferenza è trasmessa in diretta a Facebook e la registrazione sarà successivamente disponibile anche sul canale YouTube di Alleanza Cattolica. Al termine, sarà prevista una sessione di domande e risposte. Potrete prenotare il vostro intervento segnalando nell'apposita chat la richiesta di parola o la vostra domanda. Vi invitiamo a visitare il nostro sito alleanzacattolica.org e ad iscrivervi alla nostra newsletter e al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui nostri approfondimenti ed iniziative. Grazie e buona partecipazione! Cari amici, benvenuti a questa trasmissione. Il tema, come avete visto, è la guerra in Agorno-Karabakh, uno scontro di civiltà. Purtroppo è un tema di grande attualità, abbiamo tutti negli occhi le immagini di questo popolo costretto a lasciare la sua terra dopo tanti anni sotto l'incalzare di un esercito nemico. Vorremmo e vorremmo stasera capirne di più. Vi invito subito, vi presento subito i nostri ospiti, che eh, ci aiuteranno a entrare dentro questo tema così di attualità, dietro il quale c'è anche il grande mistero del popolo armeno, il suo dolore, la sua sofferenza. 105 anni dopo il genocidio, il grande male, come gli armeni ricordano questa tragica esperienza della loro storia. Sono con noi questa sera Don Stefano Caprio, che insegna al Pontificio Istituto Orientale, scrittore e autore di un recentissimo libro che vi faccio vedere, Lo Zar di Vetro, la Russia di Putin, che presenteremo nel mese di dicembre, sempre con questa modalità eh, online che verrà eh, intervistato da Walter Maccantelli, un militante di lungo corso, se posso permettermi, di Alleanza Cattolica, caro amico da tanti anni, che eh, gli presenterà dei temi, gli farà delle domande, dialogherà con lui al fine di aiutarci a comprendere meglio questa nuova tragedia della, sulla scena internazionale. Prego Walter, ti lascio la parola. Buona trasmissione a tutti. Grazie mille Marco, eh, buonasera a te, eh, al nostro ospite di questa sera, Don Stefano Caprio, e a tutti gli amici che ci seguono o, o direttamente o indirettamente tramite i canali telematici. E abbiamo deciso, come giustamente hai sottolineato tu Marco, nel... Nella tua presentazione, il tema di questa sera in realtà è straordinariamente importante. È importante, come vedremo su più livelli e ce lo spiegherà eh, nel, nel dettaglio Don Stefano, eh, ma soprattutto è importante trattarlo per due ragioni fondamentali. Come spesso ci è capitato di dire eh, in passato, la pandemia di cui non si può negare l'esistenza di Covid-19 svolge anche un po' il ruolo di un tappeto eh, sotto il quale un po' tutto il mondo sta gettando la polvere e eh, i detriti di un disfacimento sempre più grande e sotto il quale invece si stanno muovendo delle dinamiche forti, delle dinamiche eh, importanti. Sarà capitato a tutti noi eh, se di parlare con qualcuno eh, di questo tipo di conflitto e vedere occhi strabuzzati, nel senso che il Nagorno-Karabakh eh, nella mentalità di molte persone è un po' l'equivalente colto del paese del Vatte la Pesca, per dire eh, un nome strano o eh, un posto eh, fuori dal mondo. In realtà, questo conflitto si svolge all'interno di una regione straordinariamente importante nella geopolitica mondiale contemporanea e nella storia dell'umanità, anzi, viene considerata la regione una delle culle eh, dell'umanità o di un pezzo importante eh, di eh, umanità. Questa sera, noi in Intervistiamo eh, Don Stefano Caprio eh, proprio per dare una profondità ai, ai temi che sono eh, legati a, a questa regione e a questo argomento. Eh, sulla scia degli insegnamenti di Giovanni Cantoni, eh, abbiamo imparato tutti a sviluppare una versione per le spiegazioni monocausali di fenomeni complessi. Eh, il, eh, oggi si tende a dare spiegazioni semplici di problemi e realtà estremamente complicate, estremamente complicate perché hanno più dimensioni, hanno una dimensione sociale, hanno una dimensione politica, hanno una dimensione economica, hanno anche una dimensione religiosa etnica, eh, di, di culturale e tutti questi strati si devono sovrapporre a comporre un tentativo di spiegazione di interpretazione che è poi la premessa per un giudizio, l'indispensabile premessa eh, per, eh, per un giudizio. Quindi con eh, Don Stefano eh, vorremmo affrontare questa sera eh, la pluralità di strati, di layer di cui è composta la situazione nel Caucaso che ha assunto eh, dimensioni e, 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 e momenti drammatici eh, insieme a momenti un po' più tranquilli, ma che in generale eh, ne fa eh, una, grande, eh, una grande polveriera all'interno del quale sono andate anche a... Pelagarsi, diciamo così, a, a immettersi potenze mondiali o regionali che, in qualche modo, sulla frammentazione e sul mosaico degli stati e delle popolazioni del Caucaso, in questo momento, soprattutto del Caucaso meridionale, stanno fondando una parte della loro strategia. Quindi, diamo senza dubbio e senza ulteriori premesse, il benvenuto a Don Stefano Caprio. E eh, comincerei proprio con una domanda di quadro, perché eh, se eh, gli amici della regia eh, proiettano una cartina della regione che, eh, eh, di cui stiamo parlando, si vedrà che. Eh, è molto difficile tracciare dei confini individuare delle realtà eh, identificate in maniera precisa all'interno di questo di questa regione non grande ma che costituisce una parte importante ecco eh, don stefano eh, questa regione è, è a ridosso del grande eh, continente russo, è l'articolazione vera fra parte dell'Europa e parte dell'Asia, vi influiscono la cultura russa da nord, la cultura persiana eh, da sud-est, eh, la cultura turca, turcomanna, turcofona, eh, da ovest eh, e eh, vive la pressione dell'Islam dal Medio Oriente centrale. Quindi un, un vero e proprio giunto cardanico fra più e più eh, continenti eh, come potremmo descrivere dal punto di vista etnico e, e, e sociale eh, questo qu questo pezzo di terra eh, sì grazie grazie dell'invito grazie a tutti della presenza e grazie a Walter per questa introduzione lui già ha accennato la questione: cioè di cosa stiamo parlando? C'è un conflitto eh, in atto da molti anni, dalla fine dell'Unione Sovietica che si è rinnovato, ma potremmo anche dire che quella è una terra in cui si combatte dai tempi di Mosè, perché in effetti parliamo di terre molto antiche. E, e io direi che ci sono tre livelli: tre livelli di conflitto: uno è, diciamo, etnoculturale, è tra l'Europa e l'Asia perché eh, non esiste un confine ufficiale tra l'Europa e l'Asia. Eh, esistono i confini delle nazioni, eh, esistono i confini dei continenti, mh, solo nel senso che i continenti sono eh, di solito isolati dal mare. Ma in realtà eh, tra l'Europa e l'Asia non c'è il mare, c'è un territorio indefinito, sono i monti urali che sono poco più che di colline, no? non sono grandi montagne. E poi c'è il Caucaso. Il Caucaso è la cerniera dei mondi. È vero che l'Europa territorialmente è solo un appendice dell'Asia, ma per la storia è la culla della civiltà per certi aspetti. Ora, che cos'è il Caucaso? È la cerniera. In effetti, se chiedete agli, agli azzeri, agli abitanti dell'Azerbaigian, loro si sentono asiatici. Se chiedete agli armeni, loro si sentono europei, ma stanno sullo stesso territorio. E quindi ci chiediamo appunto dove arriva il confine delle civiltà e quanto questo scontro mette in gioco la civiltà dell'Oriente con quella dell'Occidente. E qui vabbè, potremmo andare avanti su questo tema un po' all'infinito, un tema culturologico più che altro. La seconda dimensione è invece più legata alla uh, storia più recente, cioè alla fine del comunismo e alla fine dell'impero sovietico, che ha uh, creato problemi. La fine dell'Impero Sovietico ha generato una serie di conflitti uh, tra uh, le Repubbliche, parti delle repubbliche che ne facevano parte. E anche questo è un problema che eh, già durante l'Unione Sovietica si sentiva. E, e, che, e non a caso il Nagorno-Karabakh è proprio all'inizio dell'Unione Sovietica, una delle espressioni di questo problema. Eh, che cos'è questa federazione russa? Che, eh, che prima era Unione Sovietica, che raccoglie 200 popoli diversi, come si combinano, il Nagorno-Karabakh è stato inventato, pensato da chi? Da Stalin. Era lui che comandava il Ministero per la Nazionalità e che mise in piedi il Ministero del Caucaso, il Kafmin. Che decise a maggioranza di, erano sette membri, quattro contro tre, che eh, il Karabakh, perché Nagorno vuol dire di montagna, diciamo il Karabakh superiore, il Karabakh di montagna. che Il Karabakh doveva appartenere, anche se poi gli armeni lo chiamano Arzakh, no? Perché mi, mi hanno tolto l'audio, non lo so, comunque, eh, che il Karabakh doveva appartenere all'Azerbaigian, ma il giorno dopo lo stesso comitato decise che doveva appartenere cioè, prima all'Armenia, poi all'Azerbaigian e da allora vanno avanti. Ora la questione della dissoluzione dell'ex impero sovietico crea un'infinita serie di conflitti di tutte le ex 15 repubbliche. La Russia con i paesi baltici all'inizio che poi sono integrati nell'Unione in Europea, i paesi che sono più connaturati alla Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, il cui conflitto è in atto. Il Caucaso con Armenia, Georgia, Azerbaijan e poi le cinque repubbliche Kazakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, che è quella un pochino più agitata. E qui dovremmo chiederci appunto che senso ha questo movimento di disgregazione e a che punto siamo. Oggi è in qualche modo finita la fase post-comunista in cui in fondo Mosca, a parte i Baltici, controllava un po' tutte le ex repubbliche, quello che Putin chiama il mondo russo. Ma anche questo mondo russo sta andando in crisi. Quindi la dimensione etnoculturale, Europa-Asia, la dimensione storico-recente della disgrazia dell'impero sovietico e poi chiaramente la dimensione religiosa avete visto dalla cartina, ci sono eh, Iran, Turchia e Azerbaijan, paesi islamici, Armenia, Georgia e Russia, paesi cristiani. È il, uno dei terreni di scontro tra il cristianesimo e l'islam. Eh, questo nonostante la, la, il conflitto attuale in sé per sé non sia un conflitto direttamente religioso, anche se ha avuto... Eh, eh, momenti, episodi molto gravi come il bombardamento della cattedrale di Susha, la capitale a 1500 metri della, del Nagorno-Karabakh. Però il retroterra è di un grande scontro tra cristiani e musulmani dai tempi della nascita dell'Islam, eh, eh, del grande impero armeno che era poi diventata una provincia romana, che poi è diventata... Una provincia araba che poi è diventata parte dell'impero ottomano, ma in parte è stata liberata dai russi, perché i russi da sempre hanno come desiderio del loro sogno eh, di Mosca, terza Roma, no? di ricostruire l'impero cristiano a livello universale: quello di conquistare il mondo eh, del Medio Oriente e quindi il controllo del Medio Oriente. E quindi ci sono tre dimensioni, una etnoculturale, una diciamo eh, geopolitica e un'altra culturale religiosa che si intrecciano e non è facile capire quale di queste sta eh, oggi prevalendo perché c'è da un lato una forte politica identitaria cristiana eh, quella di Putin, dall'altra parte una forte politica identitaria musulmana quella di Erdogan che eh, si scontrano ma si assomigliano anche quindi si scontrano, ma un po' si incontrano. Potremmo dire si spartiscono il Medio Oriente, la Siria, che è lì, anche lei, sotto, sotto, poco sotto, eh, gli altri territori. Il controllo del Medio Oriente, eh, si vedrà chi deve prevalere. Anche questo fa parte della storia dei rapporti tra Russia e Impero Ottomano, le due grandi potenze che hanno ereditato l'Impero Bizantino. Impero ottomano perché l'ha occupato, l'impero russo perché se ne è attribuita l'eredità. E quindi in fondo siamo ancora all'eredità del mondo medievale, antico-medievale, è in gioco un po' tutto il nostro mondo di valori. Ecco. Devo rimettere l'audio forse? Ecco sì. E... Proprio ricollegandoci eh, a, questo, a questo aspetto storico della, della vicenda, eh, poi vedremo anche la parte azzera dell'Azerbaigian, ma eh, gli armeni, eh, anche lì molti eh, conoscono gli armeni. Sostanzialmente, quelli che li conoscono perché hanno sentito nominare lo sterminio del, degli armeni e tutta ad, ad opera dei turchi e, e tutto quanto ne è seguito, ma identi, identitariamente il cristianesimo armeno. Eh, che caratteristiche hai, che ruolo svolge nella regione. E chiaramente immagino un cristianesimo di confine, perché in qualche modo è da sempre a ridosso con il Medio Oriente e, e il Sud Asia. Eh, ma eh, armeno cosa vuol dire oggi? Beh, l'Armenia è una storia incredibile, non possiamo adesso... No, no, tutta, no identitariamente. Ecco Ora, prima del cristianesimo, prima di Cristo, ha avuto tante fasi, insomma, è stato un grande impero antico che esisteva già ai tempi di Cristo. Eh, di fatto è il primo stato cristiano della storia. Nella, si dice che la, la prima evangelizzazione fu portata lì dagli apostoli eh, San Giuda e San Bartolomeo. Quindi è una chiesa apostolica, così viene ritenuta. Quindi una delle prime chiese di quelle che Si sentono, diciamo, al primo livello della tradizione cristiana. Ma poi, con, grazie a San Gregorio l'illuminatore, monaco e, e predicatore della fine del III secolo, è stata cristianizzata fino a diventare, a proclamare nel 301, quindi una trentina d'anni prima di Costantino, lo Stato cristiano dell'Armenia. È vero che era già sotto l'influsso romano, era uno stato alleato dei romani, poi ridotto a provincia romana, in parte dipendente, però di fatto è un cristianesimo antichissimo. Basterebbe, basta fare un viaggio in Armenia per prendersene conto, ci sono chiese, monasteri nelle rotte, c'è la cella monastica, oggi c'è un monastero dove fu detenuto San Gregorio l'Illuminatore, torturato, Horvirap, che è un posto di una bellezza e di una simbolicità inimmaginabile. Quindi l'Armenia è davvero una parte della, del codice genetico della, della Chiesa universale. Dopodiché eh, il cristianesimo armeno è rimasto un po' separato, perché poi non ha eh, seguito tutta la trafila dei concili dogmatici no? nel 451, quando è stato proclamato il dogma dell'unione delle due nature di Cristo. Eh, gli armeni hanno eh, scelto di non eh, firmare quel concilio, eh, di non aderire e di mantenere una dottrina monofisita e si sono separati eh, dalla Chiesa universale, così come i copti d'Egitto sono un'altra chiesa monofisita, quindi anche essa antichissima. Eh, però i copti d'Egitto sono veramente i rappresentanti di quella ideologia monofisita che era uno spiritualismo che vedeva nella natura divina di Cristo l'unica vera eh, natura eh, della divinità che aveva solo preso le sembianze umane, quindi in qualche modo tutto ciò che è umano viene squalificato nel monofisismo e questo genera anche una uh, maggiore libertà nell'usare gli strumenti del potere umano, della storia umana, perché non essendo essi veramente uniti alla divinità, anche l'imperatore può uh, essere appropriato come si vuole. Mentre l'unione delle due nature vuol dire il rispetto totale del, dell'umanità, non, cioè, non, non si può negarlo. Però gli armeni, eh, non hanno veramente preso questa ideologia eh, così spiritualista, così integralista, potremmo dire. Loro si sono anche sempre un po' giustificati dicendo: ma noi stavamo sulle montagne, non ci hanno avvisato, non ho capito bene. Insomma, in, in verità hanno preso un po' le distanze, Poi, gli armeni sono, eh, diciamo, tra parentesi dei furbacchioni, no? sono un popolo molto simile, eh, noi potremmo c'è molta consonanza anche con i mediterranei, con noi italiani del sud, per esempio. Di fatto l'Armenia non voleva eh, allinearsi all'impero bizantino. A differenza dei georgiani, che era un popolo meno ambizioso che non ha mai avuto una grande storia, che invece erano dei fedeli alleati di Bisanzio, pur essendo un po' più a oriente. c'è sempre questa tensione tra armeni e georgiani, gli armeni li guardano con Area di superiorità e i georgiani invece dicono: noi siamo gli unici veri fedeli. Ma gli armeni hanno mantenuto una originalità rispetto ai bizantini e questo li mette paradossalmente più in consonanza anche con i latini. Per esempio, la liturgia armena non è così pomposa come quella bizantina che viene dalla corte imperiale, è molto più semplice e più simile per certi aspetti a quella latina. Non è un caso che gli armeni si sentono meglio, stanno meglio con i cattolici che neanche con gli ortodossi, spesso. Cosa che fu evidente in modo clamoroso durante le crociate. Gli armeni sposarono la causa dei crociati alla grande. Quindi c'è una tradizione armena un po' particolare. Però il problema dell'Armenia, che è un territorio vasto, che era quasi tutta la Turchia fino alla Siria, fino appunto quasi all'Asia inoltrata, è stato molte, molte volte distrutto, spezzettato, ridotto a vari tronconi, creando continue diaspore armene. Per esempio, non tutti sanno che una parte della cultura armena, la cultura religiosa armena, fu, fu salvata in Italia, quando un monaco armeno, il prete Mechitar, emigrando in Italia, trovò accoglienza nel Medioevo. E fondò addirittura un, un centro di cultura armena all'isola di San Giorgio a Venezia, dove ancora oggi esiste la sede dei mechitaristi armeni cattolici, a cui tutta l'Armenia è debitrice di aver salvato eh, testimonianze enormi della cultura armena, e quindi l'Armenia poi assomiglia per certi aspetti agli ebrei, al popolo ebraico, un popolo molto disperso per il mondo che ha avuto eccellenza in tutto il mondo, no? Loro, eh, per esempio, hanno avuto Asnavur, hanno avuto personaggi che è difficile saperlo oggi che erano armeni, perché poi cambiano il nome, basta toglierla Anna in fondo e diventano e si integrano nel mondo delle, delle varie nazioni. Gli armeni sono una parte di noi. Sono un popolo che descrive molto della nostra storia, della storia del cristianesimo, della storia della nostra cultura. Ecco, eh, la domanda che eh, viene, viene spontaneo fare a questo punto è mh, ci ha descritto una forte identità eh, religiosa, cristiana, ripeto, come giustamente sottolineava lei, una delle pochissime chiese apostoliche eh, tuttora esistite attraverso duemila anni di cristianesimo. Ecco, di questo nel quadro mh, politico armeno attuale. Cos'è rimasto oggi? Noi sentiamo spesso parlare gli organi di informazione di cui io mi fido assai poco, come è, è notorio di nazionalismo armeno. In questo nazionalismo è individuabile una componente identitaria cristiana quelli che protestano per il, mh, eh, le condizioni inique del cessate il fuoco, eccetera, eccetera. cioè. Questa identità e questo ruolo di, di, di faro cristiano nel Caucaso, che ha ricoperto non solo nel Caucaso, come ci diceva, che ha ricoperto per secoli, esiste ancora nell'attuale politica armena? È ancora individuabile quantomeno in forma politicamente rilevante? Non direttamente. Sicuramente l'identità armena eh, non può fare a meno del fattore religioso, eh, e quindi il. Cattolicos, il patriarca almeno è molto autorevole, anche se è un personaggio già anziano, che ha avuto diverse vicende, che viene dal periodo sovietico. Eh, lui stesso, il patriarca Karekin, Karekin II, eh, nega che ci sia una motivazione religiosa nel conflitto in Nagorno-Karabakh. Anzi, lui sostiene che proprio nei tempi in cui eravamo soggiogati dall'impero ottomano, noi armeni siamo stati ospitati da diversi paesi islamici, di fede islamica, compreso lo stesso Azerbaigian, e ci hanno aiutato molto. Eh, è vero che eh, ultimamente il fattore religioso si è un po' eh, reintrodotto in modo più. Più forte, non, non era quella la, la ragione originale del conflitto, ma è oggi più sottolineato, eh, dallo stesso presidente a zero Aliyev, che eh, batte un po' su questo tasto, no? cioè, sulla eh, importanza della religione islamica nella regione, sostenuto alla lunga dall'ideologia dall neo-ottomana di Erdogan. Che come sappiamo, certo, sostiene molto la, la, il patrocinio della causa islamica anche negli altri paesi, soprattutto nei paesi, eh, diciamo, parenti, perché l'Azerbaigian è un paese turcofono, di, di cultura turca, come buona parte dei paesi dell'Asia centrale, dell'Asia Minore, eh, del Medio Oriente. E quindi si sente un po' anche perché la, la Turchia ha mandato a fare la guerra contro gli armeni in Nagorno-Karabakh molti mercenari dell'Isis, mercenari di soldati contro cui ha combattuto, eh, fatti prigionieri, e gli hanno promesso la libertà e si andavano a combattere per, eh, per, per la causa dell'Azerbaigian. Dell esatto. E questi sappiamo che hanno una variante dell'Islam molto, diciamo, molto bellica, molto aggressiva. Il presidente armeno Nikol Pashinyan ha fatto la rivoluzione dei fiori un paio d'anni fa, l'anno scorso. Si presenta più come un, un uomo più vicino all'Occidente, diciamo, di, dei suoi predecessori, perché lui è il terzo presidente. Prima di lui c'era Serge, Serge, Serge Sarkissian, prima c'era Terovanesian, che erano più sovietici, putiniani. Quindi burocrati di provenienza sovietica, Paschiniano non è che sia poi l'uomo della chissà quale novità, però anche lui, diciamo, ha preso un po' questa causa di, di stacco dall'impero sovietico in cui il fattore religioso conta relativamente poco e non è molto amato adesso come adesso perché ha sostenuto poco, non abbastanza probabilmente la causa della guerra, anzi lo accusano anche il. Il cattolico Scarechin lo accusa di aver ceduto, firmando il trattato di pace in cui cede una parte del Nagorno-Karabakh. E qui però è molto difficile adesso intendersi, eh, perché non è che il Nagorno-Karabakh sia una regione dai contorni precisi, che è assolutamente armena da sempre. È un territorio montuoso con due città, appunto sushi, che però ormai è un paesino. Che era la capitale antica, che sta in cima alla montagna, e poi la grande città di Stepanakert, che sono più di 50.000 abitanti, che sta un po' più sotto, a 800 metri, e quella è rimasta l'Armenia. Quindi l'Armenia non è che ha perso tutto il Nagorno-Karabakh, diciamo che se lo sono spartiti, lasciando all'Armenia un minimo di controllo del corridoio territoriale che collega il territorio dello Stato armeno al territorio del Nagorno-Karabakh che prima, eh, come era stato messo nel 1921 da Stalin, era completamente separato dall'Armenia, però è stato riconquistato alla fine degli anni Ottanta, dopo una serie di guerre, pulizie etniche, eh, violenze da una parte e dall'altra, eh. non è che qua ci sia un popolo di santi e un popolo di diavoli, eh. stiamo attenti, anche gli armeni hanno fatti tutti i colori. Eh, è vero che hanno subito genocidio a tutto spiano, non solo quello del 1915, perché quello l'hanno iniziato già nell'Ottocento, i turchi, a fare la pulizia etnica degli armeni. E andando indietro ne hanno vissute tante, in cui di solito sono le vittime, ma si sono presi anche le loro rivincite. Ecco. Direi, il fattore religioso è uno dei fattori, non quello decisivo. Ok. E, mentre invece eh, ha già accennato alla parte azzera del conflitto, questa popolazione eh, turcofona di, di, di probabili origini turcomanne, eh, che in qualche modo ha trovato o si è prestata a fare da sponda alla politica turca eh, nel Caucaso. Questo è un elemento, quello etnico-religioso. Già lei sottolineava la, la, la presenza di miliziani abbondante presenza di miliziani ISIS all'interno dei combattimenti che spiega tra l'altro eh, la vittoria dal punto di vista militare che stava diventando schiacciante eh, dell'Azerbaigian nei confronti eh, dell'Armenia. Che è spiegabile solo con il supporto tecnologico e militare turco e con la presenza. Eh, di eh, questo, questo genere di combattimento e quindi l'armistizio arrivato per eh impedire di fatto quasi il tracollo eh, delle forze armene. Ma l'aspetto etnico è molto importante perché parte di quella politica neo-ottomana di Erdogan e Devotoglu che eh, lei citava prima si basa sull'aiuto fraterno alle comunità turche sparse in giro per il mondo, ma non solo lì, cioè hanno trovato un villaggio di persone che parlavano una lingua simile al turco in Libia per questo. Sono andati. Eh, dicono di essere andati in Libia, quindi ecco eh, la parte a zera del conflitto. Eh, da dove arriva in, in questo posto? È eh, una bella domanda. Appunto, ci fu questo, questo scontro già ai tempi sovietici, ma partiva più da lontano perché è un territorio su cui. Eh, C'era stata un, una lunga serie di conflitti nelle guerre russo-turche eh, che avevano liberato buona parte dell'Armenia nel 1830, circa sotto Nicola I. Eh, Sono guerre importanti quelle russo-turche, eh, perché è lì che si è un po' giocata la potenza della Russia, la definizione delle, dei poteri mondiali. Eh, Pensiamo poi alla guerra di Crimea nel 1855-62. A cui partecipò anche l'esercito dei Savoia, e grazie a quello ottenne il permesso di fare l'unità d'Italia, quindi senza quella guerra non sarebbe stata neanche l'unità d'Italia. È difficile andare a ripescare, certo, le radici religiose risalgono alle invasioni arabe, ai califati, all'impero ottomano e alla lotta tra l'impero ottomano e l'impero russo, come già accennavo. Potremmo ricordare che c'è anche un'altra eredità, che è quella dell'antico impero mongolo. Eh, infatti, tataro-mongolo. Eh, beh, tataro, sì, tataro. La popolazione tatara è una popolazione di fatto turcomanna. Eh. Non c'è un'identità etnica. Gengis Khan non era un mongolo, era un tataro, che veniva dal... Boh, non si sa da dove, perché poi si è ritrovato vicino alla Mongolia, ma forse veniva... Dalle regioni dell'Asia minore e centrale, a qualcuno dice che fosse addirittura battezzato, no? nestoriano o piuttosto che monofisita, può anche darsi che creò un impero, il più grande della storia, tutta l'Asia, più di metà dell'Europa, tutto il Medio Oriente, diviso in grandi canati. C'era can... il gran kan di Karakorum. E poi c'era il canato di Cina, il canato dell'India, il canato della Corasmia, che era l'Asia centrale, fino un po' l'Asia Minore, e il canato dell'Ordadoro, che era quello che stava in Russia, cioè in Europa, e anche canati e sultanati che arrivavano fino alle coste dell'Africa, Terra Santa, li hanno incontrati i, i crociati. Eh, e, allora, questi canati originariamente non erano musulmani. Si sono convertiti poco prima della loro completa disgregazione, cioè verso la fine del 300, Gengis Khan è dell'inizio del 200, del 1200. Alla fine del 1300 in generale si sono convertiti all'Islam, ma è un Islam un po' generico. E se andiamo a guardare se, se non non ci avviciniamo troppo all'Arabia Saudita, all'Impero ottomano, cioè ai luoghi dell'Islam politico ben costituito. L'eredità dell'Islam del, dell tataro-mongolo è un Islam molto, non si può dire moderato, che non esiste un Islam moderato, un Islam... ma un Islam più generico. Non è un caso che la Russia, l'Impero russo e poi l'Impero sovietico abbia sempre saputo gestire bene. Il rapporto con l'Islam. Eh, L'Islam politico in quelle terre eh, è più eh, governativo, meno rivoluzionario. E, eh, beh, soprattutto in Russia, dove c'è il Tatarstan, la terra dei Tatari, il Bashkortostan, sono queste zone di confine sugli Urali, vicino agli Urali, che sono eh, repubbliche della Federazione Russa molto leali al potere. E in fondo così è stato anche l'Azerbaigian. L'Azerbaigian è una fetta di, di, questa, di questo mondo, apparteneva al canato di Corasmia. Corasmia partiva dal confine dell'Europa e arrivava fino all'India, fino alla Cina. No? C'era l'India e la Cina, cioè tutta l'Asia centrale. E in tutta l'Asia centrale, nonostante appunto i Pasdaran, cioè i Pasdaran sono in Turchia, diciamo, i talebani. Attuale dell'Afghanistan, la storia è di un Islam eh, ondivago che eh, si, si orienta secondo un po' delle convenienze politiche. Così è stato l'Azerbaigian. L'Azerbaigian, infatti, l'ultimo segretario del Partito Comunista della Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian, il Aliev, è rimasto presidente a vita, è morto, ha lasciato il potere al figlio. No, proprio come era ai tempi dei, dei satrapi, no? perché i satrapi erano proprio quella zona, no? Persia, Armenia, Corasmia, eh, dove c'erano i satrapi che erano dei re minori controllati dagli imperi maggiori. E, e il satrapo dell'Azerbaigian è sempre stato fedele al, al re maggiore, cioè allo zar Putin. Ancora degli armeni, perché l'Armenia invece nell'Unione Sovietica era una nazione che conservava di più la propria identità cristiana della Chiesa armena, della propria originalità eh, nella città di Yerevan, nelle loro abitudini e costumi, eh, non si riusciva a russificare molto. Infatti, in, in Armenia, eh, come un po' anche in Georgia, eh, si vede subito che parlavano russo. Meno o meno bene delle altre repubbliche per chi conosce il russo è inconfondibile l'accento armeno o l'accento georgiano. Di chi parla russo, è come uno che sente parlare un napoletano e dice subito questo è un napoletano, un siciliano, cosa che non succede in generale in russo, non hanno i dialetti. Però c'è il modo armeno di parlare il russo, non c'è quello a zero. Gli azeri sono integrati, quindi è un Islam che. Sovietico ancora che può fare il gioco dei russi può fare il gioco dei turchi diciamo. in questo momento il gioco dei turchi, oh. ben più dei russi ecco eh, il tempo vola purtroppo quindi mh, eh, entro un po' a piedi giunti eh, i fatti. Più o meno li conosciamo, tutta una serie di scontri che sono culminati in una guerra ad alta intensità eh, combattuta negli ultimi mesi e sulle soglie del, del tracollo dell'esercito armeno, eh, è intervenuta eh, la Russia. Eh, di fatto a mh, gestire un cessate il fuoco e, e un armistizio di fatto per impedire il travolgimento eh, dell'Armenia e acquisendone il diritto a schierare lungo alcune delle linee del fronte eh, contese delle sue forze di, 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 di mantenimento di pace, di peacekeeping, eh, posizionandosi nella, eh, nella regione. Chi ha vinto e chi ha perso? Quindi, vabbè, i, i, i combattenti chiaramente ha vinto l'Azerbaijan e chiaramente in questo momento la parte dello sconfitto sta dalla parte dell'Armenia. Però, come ci siamo detti, la regione è lo snodo fra l'impero ottomano e l'impero zarista, fra eh, la, 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 la Turchia neo-ottomana eh, di Erdogan e la Russia neo-zarista, se eh, possiamo permetterci questa licenza poetica eh, di, di Putin. Io ho sentito, vedo, leggo nei commentatori di analisti, anche autorevoli, anche seri che si occupano del problema, due pareri nettamente contrastanti. Sul, eh, sull'esito di, di questo conflitto per quanto attiene a, a, alla Russia e a Putin. Qualcuno dice che Putin ha vinto, qualcun altro dice che invece Putin ha perso in questa, eh, in, in questa vicenda. Eh, cosa possiamo dire? Beh, diciamo che Putin ha imposto lui il trattato di pace mentre in teoria sarebbe dovuto essere applicato il, il trattato de, del gruppo di Minsk che ha cercato di negoziare i precedenti conflitti, le fasi precedenti del conflitto. Il gruppo di Minsk è un gruppo dell'OSCE in cui c'è Russia, Francia, Stati Uniti e poi rappresentanti di tutti i paesi interessati. C'è anche l'Italia, peraltro. Rappresentanti a un po' di tutti. E diciamo che la Russia ha preso su di sé tutta la responsabilità e quindi si è imposta, uh, ha imposto lei la pace. L'ha fatto mettendosi d'accordo con la Turchia. Quindi dovendo dire chi ha vinto, uh, hanno vinto la Russia e la Turchia insieme. Tant'è vero che le forze di pace sono russe, secondo gli accordi, ma il presidente dell'Azerbaijan ha già detto che sono anche turche e i russi non hanno smentito. Sotto le forze di pace russe ci stanno i turchi con tutti i mercenari dell'ISIS che stanno lì, quindi c'è una spartizione. È vero che ha vinto l'Azerbaigian, però se guardiamo tutta la storia del conflitto, l'Azerbaigian si è ripreso solo una parte del Nagorno Karabakh di cui era titolare ai tempi sovietici, che gli armeni avevano ripreso dall'87-88 in poi. Eh, eh, Punto. Ripeto, gli armeni conservano un corridoio che lega il Nagorno-Karabakh all'Armenia territorialmente che non esisteva ai tempi sovietici. Quindi è vero che gli armeni hanno ceduto, ma di fatto hanno uh, avuto una sconfitta, diciamo, onorevole, che alla fine, calcolando le varie fasi precedenti del conflitto, possiamo dire che sono riusciti a mantenere quel minimo di controllo, di diciamo, legame con Nagorno-Karabakh, quello che loro chiamano la Repubblica indipendente dell'Arzakh, perché in quei territori a Stepanakert c'è un presidente, non mi ricordo neanche io il nome, autonominato che è presidente della Repubblica Autonoma del Nagorno-Karabakh, cioè è presidente della Repubblica Autonoma del, dell'Arzakh, secondo i termini armeni. Che ovviamente nessuno riconosce, nessuno la riconoscerà mai. Cioè, quella, la guerra è stata diretta e violenta, ma eh, mantiene una dimensione ibrida in cui ognuno la descrive come vuole, alla fine. Certo, eh, la, la gestione sarà difficile, ma ricordiamoci che la Russia gestisce insieme alla Turchia anche la Siria. Perché in Siria eh, l'Occidente si è ritirato. L'America non ha attaccato, anche Papa Francesco nel 2013 contribuì facendo la veglia di pace, eh, 2016 cos'era, la veglia di pace per evitare l'attacco americano in Siria e, e poi si è incontrato perfino col Patriarca di Mosca. Dopo l'incontro a Havana col Patriarca di Mosca i russi hanno detto vedete, anche il Papa dice che bisogna fare come diciamo noi e quindi andiamo noi in Siria. Per il, la politica russa, questa parte della questione ecclesiastica, per la politica russa, l'incontro di Papa Francesco col patriarca Kirill fu la giustificazione dell'intervento russo in Siria, in cui poi si mise d'accordo con la Turchia spartendosi le zone di, di controllo, il, i rapporti con i curdi da una parte, con questi dall'altra, eh, la Russia, diciamo che ha bisogno di starci dentro, però ha anche il problema che poi non ha le forze. Eh, non che la Turchia sia poi così più, più ricca della Russia, ma la Russia oggi non riesce a sostenere tutti questi sforzi militari, questi aiuti ai paesi fratelli, tra virgolette, tant'è vero che ci sono molte critiche, molte discussioni in Russia sul fatto che bisogna dare un miliardo a, a, a Lukashenko in Bielorussia che se no lo fanno fuori, bisogna dare due miliardi agli armeni che se no li fanno fuori. Addirittura la Siria, poi addirittura la Libia, e poi il Venezuela. E poi come facciamo? Poi in tempi di Covid questo viene drammatizzato al massimo, perché poi se tu non, non riesci a dare le, le cure sanitarie. Per cui chi ha vinto alla fine si vedrà. Io penso che il conflitto non è finito. Eh, che questo armistizio non durerà poi molto, magari eh, durerà due o tre anni per carità, però prima o poi riprenderanno. Eh, perché adesso. Da sushi e da alcune zone che sono state eh, assegnate all'Azerbaijan, che ha conquistato l'Azerbaijan, gli armeni sono fuggiti bruciando le loro case, lasciandosi terra bruciata. Però anche gli azeri sono dovuti fuggire dalle città dove invece sono rimasti gli armeni. Quindi eh, tra un po' eh, qualcuno ricomincerà a sparacchiare. Tra l'altro, la cosa curiosa è che proprio nella prima ondata di COVID c'era stato addirittura un tentativo di collaborazione tra Armenia e Azeri che hanno detto basta, non facciamo più la guerra il Covid ci distrugge tutti dobbiamo togliere questi conflitti unirci, collaborare poi però dopo a, a settembre-ottobre si messi a fare la guerra per cui quanto durerà questa pace insomma, lo so Sì, anche la, la dinamica dei rapporti russo-turchi è molto complessa nel senso eh. che è più una giusta posizione che un'alleanza e mentre in Siria hanno trovato un posizionamento reciproco perché la Russia stava conducendo una proiezione in un estero abbastanza lontano e la Turchia è un estero vicino, teniamo presente che nel Caucaso la situazione è contraria, cioè eh, l'estero vicino del Caucaso è quello della Russia che vuole eh, presidiare questa regione per impedire le infiltrazioni del fondamentalismo islamico eh, da sud, di quel fondamentalismo mentalismo islamico di cui Erdogan si sta un po' candidando alla leadership politica, approfittando della debacle economico-politica e geopolitica dell'Arabia Saudita, cioè sta cercando di svolgere il ruolo che l'Arabia Saudita col vabbismo ha giocato negli anni 80 per la nascita del fondalismo islamico classico, eh, lui sta cercando di giocarla negli anni 2020 e 2030, cercando di risalire a ritroso il percorso Corso, eh, del dell'orda mongola per ricostituire eh, l'unione dei poveri è un po' giusta apposta ecco la, la situazione in eh, dei rapporti turco russi come giustamente lei notava eh, frutto di un accordo e quindi noi ci troviamo a questo punto eh, con questa situazione, diciamo così, congelata. Eh, mi diceva che è, è poco ottimista circa eh, la, 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 la prosecuzione, eh, diciamo così, di questo percorso di pace. Eh, le chiederò ancora due commenti, poi magari se ci sono delle domande da parte del pubblico rispondiamo a qualche domanda e, e, e ci avviamo in questo modo. A, eh, conclusione: eh, da, da un lato, mh, come vede l'esito finale, soprattutto in relazione all'Armenia, che è la parte diciamo così che mh, almeno ci sta a cuore, ecco dal punto di vista identitario e, e della presenza, e poi come già lei rilevava, eh, sull'assoluta irrilevanza in un contesto così importante eh, dell'Europa, Ivi rappresentata dal gruppo di Minsk, che non ha mai impedito neanche un conflitto fra due eh, chioschi di gelato in, eh, eh, nel, nel, nel centro di Roma. Eh, quindi eh, due commenti su questi due aspetti. Intanto io raccolgo qualche domanda del pubblico. Grazie. Sì, no, come andrà a finire appunto il conflitto? Secondo me andrà avanti a lungo. È una di quelle zone dove rimane sempre la tensione, e ci sono queste zone come il Donbass, come eh, l'Abkhazia la, la del nord dell'Ossetia, il nord della, della Georgia, in cui si creano poi delle repubbliche indipendenti non riconosciute, come c'è per esempio la Transnistria accanto alla Moldavia che sono un po' controllate dalla Russia, un po' no, eh, non le riconosce la comunità internazionale, ma le, le sopporta, così è il Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh rimane per gli armeni la Repubblica dell'Arsach, eh, Karabakh per gli, gli azzeri, una parte a me una parte a te, andranno avanti, poi si strapperanno delle parti, una parte all'altra e lì eh, vedrete che assisteremo a nuovi conflitti. E la questione dell'Europa è importante, come dicevo fin dall'inizio, l'Armenia si sente Europa. E l'Europa che, che cosa fa? Uh, chi è? Uh, questa è una domanda molto più difficile perché la stessa questione si era posta per l'Ucraina. Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina è nato proprio sulla questione del rapporto con l'Europa. Abbiamo appena avuto le elezioni in moldave dove ha vinto una presidente filo europeista, in un paese che è diviso a metà tra file europei e filo russi. Ora gli armeni sono filo-russi perché la Russia ha salvato l'Armenia, quindi non saranno mai contro i russi, ma sono anche filo europei. Lì non c'è la divisione di metà della popolazione filo russa e metà filo europea. Lì sono tutti filo russi e filo europei. Eh, potrebbero giocare vari ruoli, eh, tant'è vero che il presidente, l'ex presidente della Georgia Saakashvili era andato in Ucraina a sostenere gli ucraini contro i russi, gli armeni, anche loro, hanno diverse posizioni. Questo Pashinian eh, ha cercato, in tutti i modi, di appoggiarsi a Putin. Putin lo ha un po' castigato perché eh, non è il suo protetto e lui ha fatto la rivoluzione contro il suo protetto. Quindi, Pashinian avrà bisogno di rivolgersi all'Europa, all'Occidente. Insomma, vediamo cosa avrà fuori. Diciamo che impegnarsi. E non so chi in Europa avrà la capacità di, di cogliere queste sfide. Impegnarsi per dare una risposta, non tanto bellica, appunto lì ormai c'è stato Russia e Turchi, ciao, arrivederci. Ma una risposta culturale, economica, di civiltà. Magari andando a riscoprire l'Armenia e il rapporto con l'Armenia, l'Europa può riscoprire un po' se stessa, potrebbe essere una bella occasione. Perché sono paesi che noi non conosciamo, sono appunto, come dicevi tu, il batte la pesca, no? che però ci stimolano. Del resto, questo è un po' anche, se vogliamo, più sullo sfondo: il, il destino della Russia, un paese. Loro, la letteratura dell'Ottocento diceva che la Russia è il paese superfluo della storia, un paese che sarebbe meglio se non ci fosse. C'è l'Europa, c'è l'Asia, e poi ci sono questi paesi di mezzo che ci costringono a riflettere su quello che siamo noi. Quindi io spero che l'attenzione, magari anche come stiamo cercando di fare questa sera, a queste realtà eh, aiuti loro a risolvere meglio i loro problemi, ma aiuti un po' noi a, a ridare un po' di sangue alla nostra identità, alla nostra vita. Noi senza dubbio, ecco l'Unione Europea, dal punto di vista politico, sono molto più scettico anche perché c'è una complicazione di ordine logistico. Per cui di fatto l'Europa si è messa di traverso anche ai tentativi della Russia di fermare prima il conflitto, e che l'Europa è ricattata da Erdogan con 4 milioni di eh, rifugiati siriani alle frontiere. Che il famoso discorso, ditemi quanti ne volete, che ve ne mando, quanti volete. Eh, ricatto a cui nessun governo europeo in questo momento sopravvive quindi stanno tutti benziti e guardano tutti abbondantemente dall'altra parte eh, mi è arrivata una domanda su due domande su, eh, sul, sulla chat la prima eh, è inerente all'ordine alla sfera culturale religiosa la seconda geopolitica eh, nel, nell'immaginario di chi ha sentito la descrizione dell'Armenia: l'Armenia è un paese di grandi monasteri, e, e, e una parte di questi monasteri ci, ci dice qualche notizia di cronaca, eh, sono, sono in territorio che viene in questo momento riconosciuto l'Azerbaigian. È così o non è così? Beh, eh, nel Nagorno-Karabakh non ci sono grandi monasteri, ci sono delle belle chiese, delle cattedrali molto importanti, eh, appunto quella di Sushak che è stata distrutta più volte, più volte ricostruita, che sta a 1700 metri e quindi domina un po' tutto il territorio, c'è chiesa, poi intorno c'è anche un po' di monastero, però non è proprio una zona monastica più, più pura, magari ce ne sono molti anche nel territorio della Turchia perché l'Armenia anticamente era chiamato il paese dell'Ararat, quello è il nome dell'Armenia, l'Ararat. Il monte Ararat sta in Turchia oggi, il lago Anna che sta lì è la zona antica dell'Armenia, dell lì. i monasteri sono dentro i cunicoli delle montagne, in tutte le parti, se ne sono tantissimi. Non è in Nagorno-Karabakh la culla del monachesi, no. È una zona però dove ci sono memorie cristiane sicuramente belle e importanti. L'altra, più nell'ordine geopolitico, ma ho sentito che ne hai già accennato. Gli Stati Uniti d'America diranno qualcosa su questo conflitto, secondo lei, oppure no? Beh, sarà difficile adesso vedere che politica farà Biden, visto che Trump aveva detto di disinteressarsi un po'. Eh, diciamo, non, non considerava il ruolo dell'America come quello che deve intervenire sempre e ovunque, in fondo aveva anche un po' ragione, di fatto si è ritirato comunque dalla Siria lasciandola in pasto alla, alla Russia e alla Turchia, quindi se ha lasciato la Siria alla Russia e alla Turchia non credo che si dannerà per l'Armenia, eh? però è vero che in, in, in America sono moltissimi armeni, l'Armena. Eh, si farà sentire e forse ci sarà un po' di interesse in più. Non credo che neanche Biden farà lo sceriffo del mondo e, su questo cambierà molto la politica americana rispetto a Trump, eh, penso. Eh, però si vedrà. Ecco, ecco un'altra un scusa, scusa, prego. No, no. Io ho finito. Ah, ho sentito un rimbombo nella mia... Allora ero, ero... era la mia voce che mi ritornava nella cuffia, scusate. E... Quello che viene spesso indicato come causa principale e che secondo il mio modesto avviso è causa secondaria ma non causa assente è la partita energetica del Caucaso la questione del non tanto del greggio in questo momento che vale un po' meno dell'acqua minerale ma del gas eh, del gas naturale e, del, e soprattutto del delivery delle risorse energetiche del Caucaso verso Oriente, per cui è molto chiaro che eh, questa regione del Caucaso si stanno cercando di creare delle linee orizzontali per impedire eh, delle linee verticali per impedire le linee orizzontali degli, degli oleodotti o dei gasdotti destinati a portare il greggio a zero eh, russo orientale eh, verso l'Europa meridionale. Ecco, la partita energetica. Eh, che ruolo ha giocato secondo lei in questo, in questo conflitto? No, no, sicuramente importante l'Azerbaijan appunto è una delle eh, zone strategiche da cui viene il gas noi stiamo per inaugurare la TAP eh, no? che verrà da lì a Melendugno eh, eh, però l'Armenia poi è lì in mezzo e quindi c'è bisogno di tenerla sotto controllo perché tutti questi canali devono passare... Attraverso. Questo è il destino dell'Armenia, essendo sempre stata in, in mezzo, alle cose, no? per non dire di peggio, tutti hanno cercato di controllarla, gli antichi romani, i turchi, i russi, tutti quanti. Non credo che adesso la partita energetica sia molto, molto incerta. Uh, per uh, mille ragioni, la principale è il Covid, no? che ha uh, sconvolto il mercato energetico perché la mancanza di richiesta ha fatto in modo che uh, si perdesse il controllo. Soprattutto la Russia ha perso il controllo perché la Russia aveva fatto l'accordo OPEC, mettendosi insieme all'OPEC per cambiare i prezzi e tenerli a un livello che accettabile, e poi essere presa uh, in quel posto in un certo senso perché uh, l'Arabia Saudita ha abbassato la produzione e adesso non sanno più cosa fare quindi come si svilupperà questo mercato eh, la Russia è in estrema difficoltà perché appunto ha perso i suoi eh, eh, principali assetti e non sa come andrà avanti anche perché poi ci sono, oltre al greggio appunto c'è il gas e poi ci sono le fonti alternative verso cui stanno orientando molti mercati una partita molto aperta in cui sicuramente sicuramente la zona ca caucasica Avrà allora, il suo ruolo, il suo peso non credo decisivo, ma ha un ruolo importante. Sì, eh... C'è una domanda che mi viene rivolta da Facebook, sulla quale mi, mi permetto di fare una premessa di ordine logistico, perché è, qual è il ruolo della Russia in questo momento nel quadro geopolitico mondiale? Col che eh, dovremmo rimanere alzati tutta la notte. Ma noi abbiamo la soluzione, perché una risposta meditata si trova nel libro del, de, dello, zar, eh, dello zar Putin di cui. Abbiamo una soluzione sintetica a, a questa domanda eh, che eh, vede eh, la Russia tesa fra il conflitto con l'Europa e l'amicizia aggressiva della Cina e il tentativo di difendere il proprio ruolo nel proprio estero vicino. Quindi se lei è d'accordo la risposta a questa domanda la rimanderei alla, eh, alla lettura sì. de, del suo libro eh, sull'origine. No, Faremo una presentazione il 18 dicembre. No? Di cui faremo la presentazione al 18 dicembre. Eh, io, se non ci sono altri interventi, eh, mi appresterei a ringraziarla enormemente per eh, il. Preziosissimo contributo di approfondimento che eh, ci ha consentito eh, di svolgere questa sera. E prima di ripassare la parola a Marco Invernizzi, per eh, diciamo così, il saluto a lei e agli ospiti e agli spettatori finali. Eh, Siccome eh, siamo in un ambiente di bibliofili fanatici, eh, non è più in libreria da molto tempo perché è stato scritto eh, nel 2005. Ma in quegli anni Giovanni Cantoni mi consigliò sul Caucaso il libro di Giovanni Bensi, piacentino come lui e amico eh, di, di, di Giovanni Cantoni stesso, La Cecenia e la polveriera del Caucaso. Sono Ancora andato, eh, purtroppo l'autore è morto nel 2016 e quindi eh, non può eh, commentare il fatto. Eh, sono andato nero uno dei pochi fortunati possessori, edito eh, da eh, Nicolodi nel maggio del 2005 e eh, se qualcuno lo trova in eh, in qualche libreria eh, in giro per il mondo, eh, lo, lo compri perché l'avevo letto, l'ho riletto dal punto di vista linguistico, etnico, è veramente un'enciclopedia delle etnie, delle lingue, delle religioni del Caucaso ancora eh, totalmente attuale. Peraltro, già allora il conflitto Azerbaijan-Armenia era bello eh, pimpante, come lei ci ha appena detto. Quindi, nell'ambito così della, della ricerca libraria, eh, l'opera di Giovanni Bensi eh, andrebbe. Eh, Riscoperta e ripeto, fu un'intuizione felice e preventiva di Giovanni Cantoni il suggerirmelo in anni, in anni lontani. Eh, confermo, grazie ancora, confermo e eh? appoggio totalmente. Se ci fosse ancora Vivo Giovanni Bensi, doveva farla lui questa serata. <ride> Ma eh, ci ha assistito, eh, eh, ripasso ringraziandolo ancora assolutamente per eh, eh, le, le informazioni e, e, e la chiave interpretativa. Eh, ripasso la parola a Marco per eh, la, 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 parte, la, la, la chiosa. Ecco. Bene, grazie Walter, grazie a Don Stefano. Eh, Ritorno al libro con cui sono, da cui sono partito, lo zar di vetro, la Russia di Putin, che Stefano Caprio presenterà qui con noi il 18 dicembre per un nuovo incontro. Prima però ne abbiamo un altro, esattamente ven venerdì prossimo alle 20.30 questa volta perché sono due interventi e quindi partiamo una mezz'ora prima. Il tema di venerdì prossimo sarà un tema strettamente ecclesiale, il Concilio Vaticano II e la sua recezione e ci saranno ospiti, saranno nostri ospiti Monsignor Marchetto, il più grande interprete del Concilio Vaticano II come l'ha definito eh, Papa Francesco. E Don Francesco Saverio Venuto, sacerdote di, di, di Torino, esperto del concilio. Il primo parlerà della recezione del concilio nel pensiero di Ratzinger, di Joseph Ratzinger, del, del pontefice Benedetto XVI, ma anche del teologo, del grande teologo Joseph Ratzinger. Il secondo invece ci parlerà della recezione del concilio Attraverso il sinodo che Giovanni Paolo II volle nel 1985, nel ventesimo anniversario della chiusura dei lavori conciliari. È un tema difficile, certamente, non ha eh, l'attualità del Nagorno Karabakh, ma è un tema decisivo per tutte le ragioni eh, che sapete, che sappiamo e che non dobbiamo per forza ripetere questa sera. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo che la trasmissione potrà essere ascoltata anche sul canale YouTube nelle prossime ore, credo a partire da, 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 dalle, dalle 10.30, se ho capito bene, dalle 22.30. Ringrazio tutti i nostri ospiti che ci stanno ascoltando eh, sulla diretta Facebook e naturalmente quelli che sono collegati sulla piattaforma Zoom. Ringrazio ancora Don Stefano Walter, eh, buonanotte e arrivederci a venerdì prossimo.